bordone di Disability Manager di GCTV. Oggi è con noi si stende per la festa dei 10 anni della metropolitana. Qual è il significato di questa festa e che senso ha la presenza dei disabili in questo momento importante per GTT? Direi la festa è una festa bellissima per noi di GTT, per la città di Torino, finalmente la metropolitana, che si è dimostrata essere una cosa bellissima, fatta in tempi giusti, quelli che erano stati previsti, e fatta ai costi giusti, cioè quelli che erano stati previsti. E una cosa molto importante è che questa metropolitana è completamente accessibile per le persone con disabilità, sia con disabilità visiva che con disabilità motoria. Ecco perché ha un grande significato il fatto che a questa festa partecipano anche tante associazioni di persone disabili, direi, ma tra queste l'APE. Hai provato ad entrare bendato, diciamo, nella metropolitana. Che sensazioni hai provato in questo esperimento, diciamo? Direi, a parte la grande velocità con cui il presidente dell'APRI si muoveva e che, insomma, mi creava un po' di problemi. Comunque, una sensazione di insicurezza, però anche di fiducia in chi mi accompagnava, perché non vedere in quei pochi minuti, in questi pochi minuti di esperienza che ho fatto, mi ha costretto a fidarmi del mio bastone, ma soprattutto di Marco, cioè delle persone che ti accompagnano, ed è anche questa una bella lezione di vita. E poi ho imparato un pochettino, pochissimo, a seguire con il bastone il percorso Rogers che qui in metropolitana c'è. Il gruppo torinese trasporti sta muovendo sicuramente con grande sensibilità per l'accessibilità ai disabili. Che programmi ci sono per il futuro? Quale possibilità ci sono perché la mobilità delle persone con difficoltà possa migliorare in questa città come Torino? Il sogno sarebbe che anche il trasporto di superficie fosse completamente accessibile a tutte le persone con disabilità. Lo sono quasi tutti gli autobus per chi ha la disabilità motoria, lo sono a metà dei tram sempre per chi ha la disabilità motoria. Sulla disabilità visiva siamo un pochettino più indietro, perché solo il 60% degli autobus hanno l'infobus, cioè l'annuncio della fermata, e altrettanto a metà dei tram, e su questo dobbiamo lavorare. E l'impegno nostro è quello, ovviamente. Tutti gli autobus nuovi che compreremo avranno l'infobus, oltre che la pedana, e tutti i tram che compreremo, anche se i tram sono molto costosi, avranno anche loro l'infobus. Un passo dovrà anche essere fatto per raggiungere le nostre fermate e per raggiungere la nostra metropolitana. E questo è un passo che sta facendo anche il Comune di Torino, perché da soli noi non possiamo muoverci in questo senso. Grazie Guido e speriamo di poterci incontrare presto con notizie ancora più positive.